Ciao da Aksim. Onestamente, in questo calciomercato chi ci capisce qualcosa è veramente bravo. È venuta fuori all'improvviso tramite la stampa la notizia che la Juventus avesse praticamente acquistato Marash Kumbulla, difensore centrale albanese ma nato in Italia del Verona, che è molto interessante. Infatti su di lui ci sono diversi club, soprattutto l'Inter, ed infatti la notizia è stata poi smentita da altre fonti, tra cui Sky Sport ed anche Goal.com con Romeo Agresti. Cioè la Juventus non è realmente in pole position per Kumbulla, anzi c'è in pole position l'Inter. Diciamo che sicuramente la Juventus ha manifestato anche in maniera forse ufficiale un interesse, un interessamento per questo calciatore, ma la trattativa non è in dirittura d'arrivo verso i bianconeri, bensì molto probabilmente il giocatore si accaserà all'Inter. Sebbene il primo club ad essersi mosso per Kumbulla è stato il Napoli già diversi mesi fa, ma in questo momento sembra defilato. Si parla di circa 30 milioni di euro, 32-35 per l'acquisto del cartellino del giocatore, che è sempre stato nel Verona, e parliamo di un difensore centrale giovane e veramente promettente. Nato l'8 febbraio 2000, in questa stagione ha giocato 19 partite facendo anche un gol, fornendo vabbè 0 assist, ma parliamo appunto di un difensore centrale. In precedenza, in tutta la sua carriera, contando anche le presenze giovanili, 89 presenze, 6 gol e un assist, anche 13 ammonizioni, non tantissime per un difensore centrale. In nazionale albanese anche una presenza maggiore, 17 presenze giovanili. Tra l'altro ha avuto solo un infortunio muscolare di recente, ma nulla di straordinario. Ed è un difensore interessante perché cerca sempre l'anticipo, quindi si muove molto in avanti, anche fino a centrocampo per recuperare il pallone. È molto vigile, molto attento sul portatore di palla, sa intercettare bene, sa spezzare bene la manovra avversaria. Insomma, anche contro la Juventus, contro Dybala in particolare, si è mosso benissimo, anche all'Allianz Stadium non ha assolutamente sfigurato. È un difensore interessante, se ne parla tanto, però ci sono anche dubbi sulla necessità, diciamo, della Juventus di arrivare a prenderlo. Prima però collochiamola anche un po' nel contesto della Serie A, perché sono andato a vedere anche un po' di dati, oltre a rivedere le immagini delle sue prestazioni. Per esempio è ottavo in Serie A per maggior numero di contrasti vinti, ne vince 2 ogni 90 minuti, sesto però per dribbling subiti, ne subisce troppi, 0,9, pensate che De Ligt ne subisce 0,4, per fare un parallelo, per capirci insomma come ordine di grandezza. È quattordicesimo per intercetti ogni 90 minuti, 1,7, un buon numero, però è anche il peggiore in Serie A per quanto riguarda i falli, fa 2,2 falli ogni 90 minuti, è il difensore centrale, non tra tutti i giocatori, è il difensore centrale più falloso, infatti l'ho collocato proprio tra i difensori centrali, tolti gli altri giocatori. Decimo per esempio per tiri respinti, 1,1 ogni 90 minuti, e solo 37esimo per passaggi corti completati, che sono 32. Sicuramente il Verona non è una grandissima squadra a livello di palleggio, a livello di fraseggio, quindi Kumbulla collocato nel suo contesto di squadra non possiamo certo aspettarci che sia un difensore che costruisce gioco, però dobbiamo tener conto anche di questo, perché i difensori della Juventus del futuro devono essere come De Ligt, e cioè devono sapere anticipare, devono sapere intervenire e recuperare il pallone, ma devono anche sapere impostare. E io non faccio neanche tanto un parallelismo con De Ligt, faccio un parallelismo con Demiral, che secondo me è l'altro grande difensore giovane preso ottimamente dalla Juventus. Insomma, Kumbulla è forte, ma non sarebbe titolare in questo momento nella Juventus, e siccome la Juve ha già preso Romero un anno fa circa per 26 milioni e ancora non sappiamo cosa farcene, e abbiamo anche Rugani da capire se resta a fare il quinto o se ne va, e poi ci sono Bonucci e Chiellini che non schiodano e che probabilmente saranno ancora molto titolari anche la prossima stagione, veramente prendere Kumbulla nel momento in cui dobbiamo necessariamente migliorare il centrocampo sarebbe stata una mossa probabilmente infelice. Nonostante, diciamo, gli estimatori di Kumbulla hanno ragione a dire che è un difensore forte, e lo sto confermando, però è un po' meno secondo me di Demiral, molto meno va detto di De Ligt. All'Inter potrebbe trovare ottimo sbocco, visto che l'Inter ha Skriniar che è forte, De Vrij, c'è Bastoni, però per esempio Godin è destinato a, insomma è stato quasi un fallimento, va detto, Godin come rendimento ha deluso all'Inter, quindi Kumbulla troverà spazio probabilmente nella difesa dell'Inter del futuro, soprattutto se sarà confermata la difesa 3, nonostante Kumbulla giochi normalmente
con la difesa a 4, quindi va collocato, diciamo, va adattato, però stiamo parlando di un difensore forte. Se lo prende l'Inter, ecco, qui veniamo magari al duello di mercato di cui si sta parlando anche per Tonali, però io lo dico, lo ripeto, l'ho detto tante volte, la Juventus e noi juventini in particolare non dobbiamo assolutamente preoccuparci del mercato che fa l'Inter, dobbiamo preoccuparci di migliorare la nostra squadra, quindi non dobbiamo andare a duello con l'Inter o a prendere giocatori solo perché li sta puntando l'Inter o potrebbero finire all'Inter, perché altrimenti rischiamo di fare scelte sbagliate e siccome ne abbiamo già fatte tante, sarebbe meglio ritornare sulla giusta strada. Una strada molto calpestata, d'altra parte, sempre restando però nell'ambito del calciomercato, è quella che porta da Torino a Roma. Juventus AS Roma, un asse caldo, se ne sta parlando tanto. Bernardeschi, Zaniolo è stato, diciamo, il primo lampo di questo, di questo cielo pieno di questo cielo in temporale, perché è davvero in tempesta, perché può succedere di tutto. Si sta parlando a raffica, veramente a raffica, come delle saette, questi giocatori che vengono fuori da voci di mercato varie. Per esempio anche Mandragora Cristante, ve ne avevo parlato ad inizio aprile, vi avevo spiegato dettagliatamente il discorso sulla recompra di Mandragora o sull'utilità eventuale di Cristante, su cui ho diversi dubbi. Adesso si sta parlando anche di Romero che va alla Roma e la Juve che prende in cambio Cengiz Under. Il punto vero qual è? Che la Roma ha un grosso indebitamento finanziario, ha delle perdite importanti, pare che sia addirittura in negativo il patrimonio netto perché non è stata ancora completata la ricapitalizzazione, ma insomma è una di quelle società, la Roma, insieme naturalmente alla Juventus, che ha bisogno di un vero aumento di ricavi considerevole. In questo momento un aumento di ricavi importante, come ha già spiegato molto bene l'amico aspettando il tattico youtuber romanista, lo puoi fare con le plusvalenze. Quindi prima del 30 giugno bisogna intervenire sul mercato, quello che sta cercando di fare la Juventus, quello che sta cercando di fare la Roma, diciamo che si possono aiutare vicendevolmente, senza discorsi di plusvalenze fittizie, semplicemente scambiando giocatori con utilità reciproche. Ora, io mi domando, per esempio, Under alla Juve serve? Ho qualche dubbio, sicuramente è un giocatore interessante, nato il 14 luglio 97, scadenza con la Roma nel 2023, vale 24 milioni secondo Transfermarkt, attaccante destro, piede preferito, mancino sinistro, in questo campionato 20 presenze, 3 gol, 0 assist, in totale in carriera 186 presenze con 37 gol e 28 assist, quindi anche un buon rendimento, ha sempre avuto problemi muscolari, quindi non è un giocatore molto integro. Under, poi è chiaro che dalla Roma giocatori integri non ne prendi, non li trovi praticamente mai, però c'è da capirci perché Under che cosa dovrebbe fare nella Juventus essendo praticamente una replica inferiore a livello qualitativo di Dybala, grosso modo. Abbiamo già preso Kulusevski, premesso che Bernardeschi andrà via, poi comunque c'è ancora Douglas Costa, eventualmente Cuadrado da poter sfruttare lì davanti. Insomma, non si capisce bene, tanto più che se prendiamo un centravanti al posto di Higuaín, siamo addirittura in sovrabbondanza in quel ruolo con quelle caratteristiche. E siccome nel momento in cui fai uno scambio con la Roma non puoi pensare che dai un giocatore, ne prendi un altro e poi questo che prendi lo giri da qualche altra parte perché non avrebbe senso, dobbiamo andare a prendere giocatori che realmente ci servono. Un altro giocatore che è stato inserito in queste saette di temporale tra Roma e Juventus è Justin Kluivert, anche lui interessante, 5 maggio 99, nato nel giorno giusto evidentemente, 23 milioni la sua valutazione di mercato, più o meno come Under. Lui gioca da entrambe le fasce, può giocare anche a sinistra ed è ambidestro. In questa stagione 27 presenze, 7 gol e 2 assist, in totale 133 presenze, 25 gol e 28 assist. Ottimo score, non è del tutto integro dal punto di vista muscolare, ma comunque abbastanza, sicuramente più di Under, però anche qui, ecco, Kluivert è interessante, è un giocatore che mi piace anche molto, molto veloce nel modo di giocare, di muovere la palla, di affrontare l'avversario. Però non stiamo parlando di un giocatore, diciamo, straordinario e comunque sarebbe anche questo, anche lui una riserva al pari sostanzialmente di Under, perché non parliamo di giocatori che possono immediatamente fare titolari, soprattutto nel momento in cui dobbiamo ancora collocare Kulusevski. E allora chiudendo sull'asse Juve-Roma, io vi dico l'unico giocatore che realmente secondo me la Juve dovrebbe provare a prendere perché ne avrebbe necessità e sarebbe congeniale dalla Roma, indipendentemente da chi gli diamo, Rugani, Bernardeschi o chi altri, ed è Lorenzo Pellegrini.
tolto Zaniolo, che è più complicato perché Zaniolo probabilmente vuole restare alla Roma, vale tanto, costa tanto. Lorenzo Pellegrini è un giocatore di assoluto interesse, è praticamente primo nelle classifiche di rendimento sulla creazione di occasioni da gol in Serie A, nato il 19 giugno 96, quindi devi ancora compiere 24 anni tra pochi giorni, vale 32 milioni, è ambidestro, è un centrocampista centrale che è bravissimo, ripeto, nella creazione di occasioni da gol, infatti è primo in Serie A per assist ogni 90 minuti, 0,5, insieme a gente come Duncan, Douglas Costa, Luis Alberto e Papu Gomez, è secondo in Serie A per chi passes ogni 90 minuti, 3,1 insieme a Iricic e Luis Alberto in questa Serie A. Anche lui non è perfettamente integro dal punto di vista della condizione fisica come infortuni, però in questa stagione è riuscito comunque a collezionare 24 presenze con 3 gol e 11 assist, in totale 158 presenze, 22 gol e 32 assist, e in più lo dico perché so che lo state già scrivendo, lo state già dicendo, Pellegrini ha la clausola rescissoria, sì, clausola rescissoria da 30 milioni, pagabili tra l'altro in due esercizi, grazie Roma che ci fai veramente questi regali, ci svendi i giocatori alla grande, ma esercitabile dal 1 al 31 luglio. E quindi ci sarebbe una complicazione perché la plusvalenza la devi fare prima, quindi non puoi fare questo scambio, la Juve e Roma non possono aspettare per farsi questi scambi reciproci dopo il 30 giugno, lo devono fare prima, però diciamo che è un problema aggirabile nel momento in cui la Roma, anche se non è la clausola, accetta la stessa cifra, 30 milioni con la stessa formula, pure prima, facendo finta che sia la clausola, alla fine se si mettono d'accordo è uguale, anche perché non andrebbe pagata la clausola, ma andrebbero soltanto praticamente intrecciate le valutazioni nei rispettivi bilanci. Anzi, la Roma può anche chiedere 40 per Pellegrini, riconoscendo poi 40 alla Juve, per esempio, per Bernardeschi, anche se su Pellegrini è forte l'interessamento del Paris Saint-Germain, che sarebbe intenzionato appunto a pagare la clausola tra il 1 e il 31 luglio. Ma ripeto, credo che sia, tolto Zaniolo, l'unico giocatore della Roma che veramente servirebbe alla Juventus. Altro asse, Barcellona. Si dice che la Juventus stia riuscendo a portare a termine la trattativa di scambio con Pjanic, o meglio, il Barcellona sia in grado, pare, di convincere Arthur Melo, il giocatore brasiliano, il centrocampista brasiliano appunto del Barcellona, a lasciare il Blaugrana e ad accasarsi quindi a questo punto alla Juve, che lo cerca, che lo vuole, ma soprattutto che ne ha necessità. Facciamo un recap. Pjanic sostanzialmente è sul mercato, ora non sappiamo l'esegesi di questo, cioè non sappiamo chi ha messo sul mercato Pjanic, se è stato lui a dire alla società Juventus io me ne voglio andare, datemi una destinazione, anzi ve lo dico io, voglio andare al Barcellona, e di conseguenza la Juventus si è mossa per dare Pjanic al Barcellona e per cercare terreno fertile per una trattativa, o se invece è stata la Juventus a dire: caro Miralem, ci serve fare plusvalenza su di te, che intanto hai fatto 30 anni e ci hanno detto che a Barcellona piaci, e quindi si è fatta la trattativa. Non ci interessa neanche sapere qual è stata, diciamo, l'origine di tutto, semplicemente non lo sappiamo, ma registriamo il fatto che oggettivamente Pjanic è sul mercato. D'altra parte fa parlare il suo amico e membro dell'entourage dicendo: amo il Barcellona, sogno di giocare nel Barcellona, non mi perdo una partita, non ho mai tifato Real Madrid. E poi c'è anche, se vogliamo, qualche like sui social appunto a giocate di giocatori del Barcellona che qualcuno di noi ha notato. A parte questo, e sperando che Pjanic nel proseguo della stagione, in questo finale, dia comunque il massimo, con massima professionalità, se si sblocca Arthur, ma meno male, ma speriamo. Io non stravedo per Arthur, attenzione, anzi preferisco Lorenzo Pellegrini per caratteristiche e per rendimento. Però se non c'è altro modo di liberarsi di Pjanic, ma non perché dobbiamo liberarci di Pjanic, ma perché a questo punto non ha più senso tornare indietro. Se non lo vendi adesso Pjanic, non lo vendi più, ed è una plusvalenza necessaria che la Juve addirittura dovrebbe provare a fare a giugno, appunto, per aumentare i ricavi in questo bilancio, dove la Juve rischia veramente di avere delle perdite importanti, come è già stato più o meno pronosticato. Stessa situazione per la Roma, dicevamo prima, ma in questo momento non ci interessa. In realtà anche il Barcellona non è in situazioni rosee, però comunque ci si aiuta appunto a vicenda con utilità reciproche. Ripeto, se il Barcellona vuole Pjanic, la Juve ha puntato Arthur, ha deciso che Arthur può essere un giocatore valido, ok, prendiamolo, però deve essere convinto il giocatore. Se Arthur non si convince, io onestamente non vedo alternative, perché altri giocatori del Barcellona, ecco, Nelson Semedo, perché ti metti a posto per il ruolo del terzino, però poi a centrocampo cosa fai?
devi ripartire da capo, perché tolto il posto di Pjanic devi fare un acquisto che poi non è più uno scambio, a meno che appunto non vai ad intrecciare dando Bernardeschi, che è diciamo di ruolo avanzato e viene sostituito da Kulusevski, con Lorenzo Pellegrini, e allora metti a posto il centrocampo, per quello che dicevamo prima. Perché poi voci come quelle su Ousmane Dembélé, è lo stesso discorso di Kluivert e di Gengis Under, ma peggio, perché almeno Under e Kluivert sono giocatori validi, interessanti, seri. Dembélé è sostanzialmente un giocatore finto, tra virgolette, perché ha accumulato anche figuracce al Barcellona fin dalla presentazione. Non è un professionista serio che si applica tantissimo, ma soprattutto è sempre rotto, è sempre infortunato, sempre. Si è infortunato tantissime volte. Il Barcellona ha pagato un sacco di soldi. Adesso Transfermarkt lo valuta ancora 56 milioni, ma secondo me un po' meno. Poi, per carità, esterno d'attacco, ambidestro, fa praticamente tutti i ruoli dell'attacco. È nato il 15 maggio 97, quindi comunque giovane, però in questa stagione solo 492 minuti, 9 presenze, 1 gol e 0 assist. In totale in carriera 153 presenze, 41 gol e 44 assist. Io direi che Ousmane Dembélé possiamo veramente accantonarlo, però pare che ci sia ancora una debole pista della Juventus in quella direzione, ma onestamente spero tanto di no. In chiusura, accantonando un attimo il mercato, veniamo però alle cose nostre della Juventus, di casa Juventus. Attenzione, non è nulla a che fare con la mafia, perché poi ci sono gli anti-juventini che dicono: ah, ecco, e questo è stato un lapsus, ma volevi dire... No, 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 cose nostre, nel senso di casa Juventus e le interviste, allora, di De Ligt, ieri a Tuttosport, con Guido Vaciago, e di Bonucci, oggi, su Gazzetta. Sostanzialmente hanno detto cose molto interessanti, ma che diciamo si avvicinano, e sono due difensori titolari che parlano da punti di vista e prospettive abbastanza diverse, ma che vanno poi a convergere, soprattutto su Sarri, perché De Ligt ha detto: Sarri è un tattico molto preciso, diciamo ci chiede anche di palleggiare tanto, ci chiede di giocare bene, e sostanzialmente risulta veramente un allenatore molto preparato da calcio totale. Ha detto De Ligt: Sarri è praticamente la versione italiana del calcio totale all'olandese, quindi mi trovo molto bene. In maniera molto simile sono chiamato a difendere da Sarri rispetto a quello che facevo con l'Ajax, quindi recuperare velocemente il pallone andando in avanti e sapere anche impostare bene, sapere anche palleggiare bene. Ha detto anche De Ligt: sono felicissimo di stare alla Juve fin dal primo momento, mi ha colpito il fatto che ci sono fan in tutto il mondo, anche in Asia, dove sono andato appena acquistato per la tournée. Ho sentito durante il lockdown voci false: io sto benissimo alla Juve, penso soltanto ad allenarmi e a migliorare. E poi ha fatto un endorsement, a parte Ronaldo, che ha detto: ti chiedi come se sia possibile, se sia vero che abbia realmente 35 anni, nei confronti di Dybala, che ha detto è un giocatore con una tecnica e con una qualità incredibili, e anche Bentancur, ha detto è sottovalutato Rodrigo Bentancur, il centrocampista è un giocatore forte, veramente forte, di cui si parla poco. E io sono d'accordo, siamo d'accordo, perché Bentancur ci sta sorprendendo mese dopo mese, speriamo che possa continuare a farlo nel finale di questa stagione. Invece Bonucci, o meglio, tolto invece, ha confermato su Sarri, perché ha detto: Sarri per me è stata una sorpresa positiva, mi ha sorpreso in positivo, perché ha avuto sicuramente una difficoltà ad inserirsi nel mondo Juve, però si è messo in discussione. Lavora benissimo, ci si lavora benissimo con Sarri ed è un tattico maniacale. Questa diciamo, è la definizione che ha dato Bonucci, che quindi sostanzialmente va veramente a sostegno di quello che ha detto De Ligt, cioè si abbinano le due dichiarazioni. Ha detto anche: gli piace farci giocare bene, e questo sostanzialmente lo abbiamo visto. Altra cosa che ha detto Bonucci è: se ci si ferma in questa stagione, meglio non assegnare lo scudetto. Quindi una voce di un capitano, vice capitano, che sostanzialmente si fa portavoce a questo punto anche di quello che Agnelli non ha detto, ma ha fatto capire o ha detto nelle segrete stanze. Insomma, lo scudetto deve essere assegnato solo se realmente è conquistato sul campo. E poi, in chiusura, quello che ha detto Bonucci, due cose simpatiche. Una è: al Milan è stato un periodo brutto della mia vita dal punto di vista professionale, però a livello umano sono cresciuto, perché ho capito che casa mia è la Juventus, e ci sono andato perché c'erano stati screzi. Ecco, adesso ripiombano tutti i dietrologi di Cardiff, quello che è successo nello spogliatoio, eccetera. No, l'altra cosa è: Bonucci ha risposto all'intervistatore, al giornalista: l'attaccante che mi dà più noie, che mi dà più problemi, non lo avreste detto, ma è Duvan Zapata, perché è molto forte, eccetera, eccetera. Ah, no, non l'avremmo detto, Bonny. Guarda,
Ce ne siamo accorti che con Zapata non sai che pesci prendere, ogni volta che c'hai Zapata davanti vai assolutamente nel panico. Altro che, se ce ne siamo accorti, non è assolutamente una sorpresa. Comunque, simpaticamente, grazie anche a Delitti e a Bonucci per averci fatto entrare ancora di più nel mondo Juve. Sono andato lunghissimo, mi perdonerete, video domenicale, avete più tempo per guardarlo, ma c'erano tante cose da dire. Spero di essere stato preciso, accurato ed interessante. Fatemelo sapere nei commenti e con un like a questo video. Vi chiedo anche di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video e vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!